Bella bro! Bella lì, benvenuti a tutti, siamo la Nabbo Production, più forte che mai, beh, più forte che mai non veramente, però siamo nel 2013, buon 2013 a tutti, auguri, anche se ormai sono passate 3.000 miliardi di settimane, ma vabbè. È appena passato un ottimo anno per i videogiochi. Il 2012 è stato un ottimo anno per i videogiochi, infatti come l'anno scorso abbiamo deciso di recensire un po' tutto l'anno con questa classifica. Ricordiamo che la classifica è personale, quindi non vi incazzate per quello che c'è dentro, è fatta da noi, abbiamo scelto noi, quindi amen. I giochi che non sono riusciti ad entrare in classifica li scriveremo in descrizione, andate a vederli perché sono sicuramente degni di nota. Benissimo, iniziamo subito dicendo che sono sempre le solite 10 posizioni, quindi partiamo subito col primo titolo che è Zombie U. Quest'anno abbiamo deciso di mettere un titolo Wii U, nonostante quindi non la possediamo, proprio perché a differenza dell'anno scorso stiamo cercando di venirmi un po' incontro, dato che, come abbiamo visto nella scorsa top 10, molti di voi hanno anche altre console. Non so quanti abbiano già la Wii U, però comunque abbiamo deciso di metterlo proprio perché ci sembra il titolo più meritevole, più interessante di questa nuova console, perché riesce comunque a reintrodurre il genere survival in modo molto interessante, rendendolo, come dire, più survival che action, come si stanno trasformando moltissimi nei giochi horror, come possiamo vedere per esempio negli ultimi trailer di Dead Space 3, o anche, non saprei, Fabio, aiutami, una serie molto, che si ecco, Resident Evil, per esempio, una serie che si è trasformata da horror game a survival. Zombie U riesce quindi a riprendere questi canoni del survival, rimetterli in modo molto dignitoso e far rivivere un'esperienza molto, come dire, originale al videogiocatore. Al nono posto abbiamo Black Ops 2. Se l'anno scorso siamo riusciti a mettere Modern Warfare 3 nella classifica, sicuramente anche quest'anno Call of Duty si meritava una posizione nella nostra classifica, perché Black Ops 2, a mio parere, è meglio di Modern Warfare 3 in tutti gli aspetti, sia per il multiplayer, che è molto simile a quello di Black Ops, se non uguale, però con delle mappe fatte come quelle di Black Ops, che a mio parere erano meglio di quelle di Modern Warfare, però sempre a mio parere, ripetiamo, è una classifica personale. E poi la storia, che segue la vicenda del figlio di Alex Mason, David Mason, in parte, e in parte segue le vicende, in forma di flashback, di Frank Woods, il compagno di Alex Mason, quindi rivivremo la loro storia da un'altra prospettiva. A mio parere questo, ripeto, è degno di una buona posizione Black Ops 2, di una buona posizione in classifica, ma Eli, c'hai qualche cosa da dire contro Beh, questo gioco? personalmente il multiplayer sì, molto interessante, anche se molto legato comunque alla tradizione della Call of Duty, quindi non introduce proprio tutte queste grandi novità. Tutto sommato molto interessante. Personalmente la storia l'ho trovata molto originale dal punto di vista del futuro, la parte ambientata nel 2025, mentre la parte, diciamo, quella resa sotto forma di flashback, diciamo, spezzava troppo l'azione, e comunque non mi è piaciuto moltissimo diciamo, questo rivivere le esperienze del passato del padre di Meso. Quindi, tutto sommato, io avevo preferito ancora la trama di MW3, che concludeva quindi un ciclo narrativo che era quello di Modern Warfare. E niente, comunque un ottimo Call of Duty, molte nuove Quindi armi, perfettamente degno grafica della migliorata, anche se comunque molto lievemente. nona posizione in classifica. Giusto. Mentre all'ottavo posto troviamo Far Cry 3, l'ultimo capitolo della nota saga targata Ubisoft. Questa U molto inglese, no, più americano-inglese, cioè più dialettale È magari. una U da pirla. Ah, esatto. No, perché sembrava particolare. E niente, abbiamo messo nella nostra personalissima classifica proprio perché presenta un'ambientazione tropicale fantastica, quindi un ritorno alle origini come il primo Far Cry, e diciamo una caratterizzazione dei personaggi, soprattutto di Vaas, che è il nemico, straordinaria.
purtroppo la trama non eccelle sotto il punto di vista dell'originalità, proprio perché è molto, molto banale, molto ritrita. Le situazioni sono, sanno tanto di già visto, e comunque è una trama che non spicca sul panorama odierno. Però tutto sommato, grazie all'ambientazione e al gameplay che è molto dinamico, e soprattutto al comparto grafico che è uno dei migliori di questa generazione, riesce a entrare nella nostra classifica e così a fare un po' breccia nel cuore di tutti i videogiocatori, perché insomma, chi non ha giocato il primo Far Cry? Tu, Fab, ovviamente, come tanti altri, vabbè. Vabbè, al settimo posto ci abbiamo FIFA 13. Beh, FIFA è sempre FIFA. È andato meglio dal 2002 che io gioco a FIFA ci giocherò fino alla morte a FIFA, perché FIFA ripropone sempre la stessa cosa, però la migliora ogni anno. Adesso PES non ci gioco più da troppo, però FIFA ripropone sempre la stessa cosa, ogni anno migliora qualcosa. Che sia la grafica i personaggi sono incredibilmente dettagliati, specialmente quelli importanti. Se poi prendete un giocatore del Burundi, magari non è dettagliatissimo, però anche lì sono abbastanza dettagliati. L'Impact Engine è migliorato anche quest'anno, quindi gli scontri sembrano quasi sempre realissimi, a parte delle occasioni in cui fai 5 capriole in aria, non si sa come, però questi sono dei glitch. E comunque tutto quello che era in FIFA 12 l'hanno preso, l'hanno riproposto e l'hanno migliorato. Quest'anno hanno pure introdotto una forma nuova di carriera, diciamo, che con più cose aggiuntive. Per esempio, l'assistenza durante il calciomercato, ci sarà un Pirla che ti consiglierà che giocatore ti consiglierà il prezzo da mettere per ogni giocatore, e in poche parole ti semplifica tutto. Quindi FIFA 13 si merita questa settima posizione. A me personalmente è piaciuta moltissimo l'introduzione dell'allenamento con i punti, cioè della... Sì, anche quello, è vero. Adesso, prima di ogni partita, durante il caricamento, ci sarà queste diverse sfide che si possono fare, così da migliorare comunque anche mentre stai caricando la partita, hai qualcosa da fare. E quindi anche quest'anno FIFA 13 ha fatto il culo a PES. Vabbè, non c'erano dubbi. È sempre meglio giocare a FIFA 13. Esatto. PES. Fumo un po' e dopo... Gioca a FIFA. Fumato via PES. Bene. Al sesto posto invece troviamo Pets, giochino indipendente di giochino, precisiamo, giocone indipendente di Polytron Games, una neonata casa indipendente. Ha vinto numerosi premi, se non sbaglio, al festival del gioco indipendente, che non mi ricordo neanche come si chiama. Comunque è il titolo più prestigioso di gioco indipendente come progetto embrionale. È stato sviluppato in vari anni ed è approdato sulle console questo aprile, ed è, come dire, in pochi termini, una poesia in movimento. Il concetto è semplicissimo: non è nient'altro che un mondo bidimensionale che noi possiamo far ruotare, ok? Quindi possiamo far ruotare per cambiare la nostra prospettiva, come le proiezioni ortogonali. Possiamo far cambiare la nostra prospettiva, ovviamente il livello cambia. È ricco di enigmi ambientali, di enigmi di qualsiasi tipo, puzzle, quant'altro. Ma soprattutto presenta un mondo coloratissimo, un personaggio veramente divertente, un personaggio carino. E insomma, in generale possiamo dire che con la colonna sonora e il gameplay, prima di tutto, è davvero un qualcosa di atipico e di veramente originale, quasi... cioè si stacca completamente dalla mentalità del videogioco moderno, che deve essere sviluppato da una casa produttrice per vendere. Questo è sviluppato da partito tutto da un'idea semplicissima, quella della tridimensione delle prospettive, ed si è trasformato in qualcosa di complicatissimo e di bellissimo per gli occhi. Quindi, a nostro avviso, entra degnamente in questa classifica. Al quinto posto abbiamo The Walking Dead. The Walking Dead, quindi ispirato alla famosissima serie televisiva da cui sono stati tratti numerosi fumetti, appunto questo videogioco, diviso in 5 capitoli. Narra le vicende di Lee Everett, professore universitario che, appunto, trovatosi in questa apocalisse zombie, tenta di ritornare a casa. Ovviamente il ritorno sarà costellato di imprevisti e di pericoli. È molto interessante perché riusciremo così a vedere le varie facce, così potremmo definirle,
dell'America. Il gioco è un'avventura punta e clicca, e quindi il giocatore, se non sbaglio, non ha il pieno controllo del personaggio, vero Fab? Sì, esatto. Tu che hai... Sì, esatto. E niente, gli sviluppatori Telltale Games sono riusciti a ricreare veramente le atmosfere horror della serie televisiva. Sono riusciti, quindi, con un comparto scenico decisamente ben fatto, a ricreare un ottimo gioco. Al quarto posto parliamo di giochi indipendenti, grandi giochi indipendenti. Qua abbiamo un giocone, ole ole ole, potrei andare avanti per tutto il video. Si parla di Journey. Allora, sviluppato da Death Game Company, già studio indipendente che aveva esordito su PlayStation 3 nel 2007 con Flow e in seguito con Flower, due storie bellissime basate sul sistema DualShock, come lo è anche Journey. Possiamo senza problemi affermare che è il miglior gioco indipendente dell'anno. Come hanno già detto tante altre riviste, ma anche per noi è il migliore, proprio per diciamo la novità, l'originalità e la fluidità con cui viene giocato questo gioco, cioè con cui i videogiocatori si approcciano a questo gioco, che ricordiamolo si può finire anche in una sessione di gioco, infatti dura dalle 3 alle 4 ore. Tuttavia queste 3-4 ore sono veramente intense e scorrono cariche di significati profondi, come può essere appunto quello di un viaggio attraverso il tempo e attraverso le sensazioni. Questo gioco riesce a farle vivere appieno al videogiocatore. Benvenuti sul podio, siamo arrivati alle prime tre posizioni, i tre giochi che secondo noi sono stati i migliori dell'anno. Al terzo posto abbiamo Dishonored, ultimo titolo di Arkane Studio, che vince anche il nostro personalissimo titolo di miglior ambientazione dell'anno. Difatti la città di Dunwall, in cui è ambientato il gioco, sviluppata secondo stili in Art Deco, un universo steampunk, è veramente molto originale, quindi c'ha delle architetture molto originali e grazie al gameplay molto dinamico riesce a vincere questo titolo. Beh, alla fine non è che non gli diamo niente noi, alla fine è soltanto una nostro dato di fatto. Il gioco tra l'altro è un fulmine a ciel sereno nel panorama moderno, perché veramente è un qualcosa di inaspettato, nessuno si aspettava così tanto da questo titolo, perché ovviamente è passato in sordina rispetto a tutte le altre grandi produzioni, forse una delle poche nuove IP dell'anno insieme a, non lo so, Fabi, altri titoli famosi, cioè nuovi IP, ok, forse solo The Walking Dead. Sì. E niente, la caratterizzazione dei personaggi è veramente eccellente. Tutti i personaggi, da tutti i comprimari, dal protagonista Corvottano ai vari nemici, sono tutti caratterizzati in modo magistrale. La trama anch'essa è molto 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 originale, peccato però per l'espediente circolare di questa trama. Difatti noi dovremo continuamente tornare alla base dei ribelli, è un espediente non proprio felice, perché vabbè, tutto sommato è un po' monotono continuare a ripetere questo processo per 7 capitoli, considerando che i capitoli sono 8-9. Ecco, potevano cercare di evitare questo, però tutto sommato veramente nel complesso riesce a stupire per la sua originalità e insomma per il suo comparto artistico, che è veramente eccellente. Mentre al secondo posto abbiamo l'ultimissimo capitolo della famosissima serie di Master Chief per Xbox, Halo 4. Dico subito che questo gioco, anche per chi non è un vero appassionato della serie come me, che avevo Halo 3, questo gioco ti prende davvero tanto. È ambientato un po' di tempo dopo la fine di Halo 3, quindi si vede Master Chief che in teoria muore, però questo non è il caso, come si vede all'inizio di questo gioco. E la cosa interessante è che invece di seguire la storia dal punto di vista di Master Chief, che sì, sarà il protagonista, noi seguiremo la storia anche dal punto di vista di Cortana, che nei giochi precedenti non aveva questa grande rilevanza come in questo. Infatti Cortana, che è una forma di computer, non computer avanzato naturalmente. Sì, un'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, perfetto, sta arrivando alla fine della sua vita.
diciamo che queste intelligenze artificiali hanno un tot di anni prima di spegnersi, e quindi noi viviamo questa storia sia dal punto di vista del solito eroe Master Chief che dal punto di vista di Cortana. Poi vabbè, multiplayer, sempre multiplayer di Halo 4, quindi sono tante ore di divertimento, anche perché multiplayer di Halo 4 è molto diverso da tanti FPS che ci sono adesso, perché è ambientato appunto nel futuro, ma è proprio in un futuro futuro e su un altro pianeta. Io ho sentito dire che come comparto multiplayer, cioè da molti amanti della serie, che come comparto multiplayer è il migliore mai fatto per Halo, addirittura meglio di Halo 3, che ha già avuto un successo notevole per il tempo, cioè era appena uscita l'Xbox, cioè è uscito da un anno l'Xbox, un annetto o due, e dicono che sia veramente bello. Tu, Fabi, confermi? Confermo, il multiplayer è davvero bello, infatti questo gioco è stato nominato molte volte come il gioco dell'anno, però in questo caso noi abbiamo preferito un altro gioco, però il secondo posto è sempre un posto dignitoso che si merita una medaglia d'argento. Bravi. Mentre al primo posto, rullo di tamburi, vogliateci male per questo, però vabbè, noi abbiamo deciso di mettere Assassin's Creed 3. Esatto, abbiamo messo l'ultimo capitolo della serie di Assassin's Creed, anche se probabilmente non usciranno altri 1000, e abbiamo deciso di mettere questo gioco per vari motivi. Prima di tutto, la storia è lunga e molto divertente, infatti storia ambientata in America, a parte la prima missione, ma vabbè, come dicevi, è anche una delle missioni più belle di tutto il gioco, ma vabbè. Ambientata in America, segue la storia di Connor Kenway, questo nativo americano che in verità non si chiama Connor Kenway, per dir la verità c'ha pure due punti nel nome, quindi è impronunciabile, anche un apostrofo penso, e questo nativo americano diventa, dopo una lunga storia che non vi spoileremo, diventa un assassino e deve uccidere dei templari che si trovano in America. Come storia è sempre bellissima, infatti durerà, non so quante ore di gioco saranno. Saranno più o meno sulle 15 ore, 10-15 ore. E il bello è anche che la storia è fedele, cioè la trama del videogioco è fedele ai fatti storici reali. Difatti nell'Animus, ci saranno nel database dell'Animus, numerosi riscontri con la storiografia reale. Ovviamente tutte, per esempio, le battaglie ambientato nella guerra d'indipendenza, tutte le battaglie della guerra d'indipendenza verranno minuziosamente narrate al videogiocatore. Infatti incontreremo anche personaggi tipo George Washington o John Adams, che sono personaggi principali comunque anche della rivoluzione americana, della guerra d'indipendenza. Invece il multiplayer, il comparto multiplayer è cambiato, è innovato. Una cosa che non mi è piaciuta, dir la verità, è che adesso non ti dice più dove si trova il tuo nemico che stai cercando di assassinare, perché adesso le partite multiplayer sono ambientate in una zona molto ristretta al fuori dei quali non puoi uscire, quindi è un po' per i noob tra cui io. Esatto, è un po' difficile, decisamente più complicato rispetto al capitolo precedente. Nel capitolo precedente c'era il multiplayer in Revelation, purtroppo io non l'ho giocato, forse sì, in Brotherhood. Sì, no, c'era il multiplayer in Revelation. Anche in effetti sì, per quel poco che ho potuto giocare online è decisamente più complicato, in un certo senso è reso anche più competitivo, però era molto più immediato il multiplayer dei capitoli precedenti, molto più divertente secondo me. Quindi multiplayer sotto un certo punto di vista non eccelle quanto la storia, che è una invece delle migliori mai giocate in tutto il panorama videoludico, secondo noi, non solo di questa generazione ma di tutto il panorama videoludico. Esatto, se non fosse per la storia di sicuro non sarebbe al primo posto, ma è al primo posto. Invece te, Eli, mi hai fatto notare una cosa molto interessante, cioè... Esatto, che la caratterizzazione dei personaggi dei titoli Ubisoft di quest'anno, quindi Far Cry 3 e Assassin's Creed, è un po' ambigua. Perché possiamo notare sia nell'uno che nell'altro che sono caratterizzati meglio, quindi decisamente più interessanti, da un punto di vista proprio psicologico, i personaggi, gli antagonisti, i nemici, sia in Far Cry 3 che in Assassin's Creed. In Far Cry 3 è Vaas, mentre in Assassin's Creed è il capo dei Templari, che non vi diciamo chi è per evitare eventuali spoiler. Sono caratterizzati meglio rispetto ai personaggi principali, rispetto a Connor e al ragazzo di
di Far Cry 3. È un qualcosa di strano. L'ho notato proprio perché sull'intero arco narrativo cioè risalta questa cosa qui. Non so, Fab, se anche tu hai avuto la... Sì, sì, infatti anche a me è sembrata questa cosa, ma secondo me da un punto di vista rende ancora più interessante il gioco, perché, per esempio, mentre negli Assassin's Creed precedenti i personaggi principali erano quelli più caratterizzati, nel senso che avevamo Ezio Auditore, Altair, che erano due personaggi importanti, mentre adesso abbiamo il nemico, specialmente in questo, il Templare, che... è anche, diciamo, molto in un certo senso legato al protagonista Connor, e quindi è interessante scoprire più di lui. E comunque Connor non è che sia un grande personaggio, nel senso non parla molto, è sempre incazzato, però è interessante questo fatto, secondo me. Cioè, preso così a sé stante, è un buon personaggio rispetto agli standard che ci aveva così abituato la serie di Assassin's Creed. Passa un po' in secondo piano rispetto a un Altair o a un Ezio Auditore, che vabbè, è il migliore sicuramente come personaggio della serie. Esatto. E detto questo, abbiamo deciso di metterlo al primo posto proprio perché secondo noi è la sintesi perfetta di quanto fatto in tutti gli altri Assassin's Creed, quindi ambientazione vastissima, un free roaming totalmente libero, una storia interessante, una storia che si sviluppa un arco narrativo che si sviluppa secondo un arco narrativo di più anni, e comunque una caratterizzazione dei personaggi veramente ottima, e un gameplay, come ci è abituato Assassin's Creed, estremamente dinamico, uno dei migliori gameplay di Assassin's Creed di sempre. Detto questo, abbiamo finito la nostra classifica, spero vi sia piaciuto. Per chi è riuscito a resistere tutti questi minuti con noi, vi ringraziamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace, un commento su quello che avreste aggiunto voi o quello che avreste tolto voi, a noi fa piacere saperlo. E se volete, ci abbiamo anche una pagina Facebook che troverete il link nella descrizione. Detto questo, addio. Bella bro!